si chiamava quel gioco? Era un gioco per Atari 2600. Meh, forse. È pornografico! Meh, forse voglio provare a fare l'attore pornografico anch'io. Ma chi se ne frega? Se io sono ancora piccolo, bisogna provare tutto nella vita. Magari lo gioco vi piacerà anche a voi, eh? Perché non gli date un'occhiata? Che testa una gnocca. Nessuno mi vuole conquistare? Nessuno vuole? Ed è per questo che quando c'era l'Atari 2600, molti giochi erano a sfondo pornografico e forse non erano divertenti. Ma che stai facendo? Questa è roba vietata a te! Smamma! Ne parlo io! E il gioco, infatti, che devo farvi vedere è un gioco che è veramente strano e pornografico. Jungle Fever! La storia di questo gioco, beh, a quanto pare sembra che c'è un uomo che è stato rapito da delle amazzoni, ma non l'ho capita. Vediamo la grafica, e si può dire che è di livello molto standard per l'Atari 2600, perché l'ambientazione a quanto pare sembra molto spoglia, nel senso, ambiente nero e un piccolo altare di fuoco che si trova in mezzo allo schermo, che sembra che sono delle donne amazzoni, boh, quelle che stanno intorno. E anche i personaggi che si vedono sono, diciamo, molto pixellosi, è vero, però possiamo dire semplicemente che, boh, non sono male per essere dell'Atari 2600. Disegno di tutto e grafica standard. Audio semplicissimo, effetti sonori molto standard, sembrano quasi presi da alcuni vecchi giochi di Pac-Man e anche le musiche di sottofondo non ce ne sono. Sulla giocabilità Jungle Fever cos'è? Boh, sembra un gioco d'azione. Il nostro scopo è liberare il tipo che sta al centro da una sorta di rituale di donne amazzoni. Però non devo farlo chissà con chissà cosa. Io devo guidare un elicottero che tiene appesa una donna con le popone belle giganti. Lei sembra che deve lanciare delle lacrime verso il fuoco e spegnerlo. Ma che cacchiata è? E quando è successo, lui, il maschione che si trova in fondo, si aggrappa alle sue poppe e si fa portare via, niente di più. Ma insomma, un gioco che è veramente strano nel concept, però ha una difficoltà abbastanza alta, perché le donne che stanno giù in fondo si lanciano contro degli oggetti e se veniamo colpiti dobbiamo ricominciare da capo con lo spegnimento del fuoco, niente di più. Un gioco molto semplice nella struttura, certo. È veramente trash, nel senso che è un gioco senza senso, poi giochi pornografici così non hanno alcuna ragione di esistere, ma forse è talmente trash da essere bello e divertente. Perché non proviamo a dargli una possibilità? E i minori qui non devono assolutamente partecipare perché non capirebbero cosa significherebbe questo gioco. Perché non dovrei non parlarne? E neanche provarlo? E lo fai te! Ma guarda che la mia è una cosa diversa. Ma smettila! Thank you.
Thank you.